Ciao raga, benvenuti in questo video. Mi chiamo Matteo e oggi vorrò parlare del tocco. E in realtà mi sento un po' in imbarazzo perché è la prima volta che faccio video così. Comunque ci provo, spero che si senta tutto bene perché, come dico, è la prima volta. Allora, ho provato a cercare su YouTube, il tocco, ad esempio, come migliorare il tocco e così via. Ma non c'è praticamente niente. Ho trovato solo un video dove diceva che il tocco sono il bending e il vibrato. Ma in realtà non è così, o meglio, è così: il bending e il vibrato fanno parte dell'insieme che poi andrà a creare il tocco. Ma non è solo il bending e il vibrato, così come lo vediamo poi. Ogni chitarrista ha il suo bending e il suo vibrato, che fanno parte del proprio bagaglio del tocco, eccetera, eccetera. Quindi oggi cercherò di darvi qualche consiglio perché non si può insegnare, non si possono dare lezioni sul tocco, però posso darvi qualche consiglio su migliorarlo. Vediamo ad esempio il bending o i vibrati. Ci sono molte tipologie di vibrato, ad esempio questa, che è quella classica, oppure questa così. Oppure ondulatoria, oppure molto alla Zakk Wylde quando si fascia il sangue alle dita. Come vedi, ci stanno tante tipologie di vibrato che possono portarti tutte a un tocco differente. Pure il bending, ci sono bending normali, bending ad esempio. Questo è normale, oppure un bending dove alzi e scendi vibrando. E ci sono tanti, tanti, tanti modi per migliorare il tocco. Uno dei miei preferiti è questo qua, fare molti slide su una corda, giustamente, aspettando che essa diminuisca di gain, cioè smetta di vibrare. Si crea quel tocco molto naturale che a me personalmente piace un sacco, ad esempio. È molto bello, a me piace un sacco. Nell'insieme tutte queste cose formano il tocco personale. Ogni chitarrista deve lavorare sul proprio tocco personale per essere riconoscibile. Guardate voi, David Gilmour. Ha un tocco pazzesco, cioè a quei tempi solo lui, anche nei nostri tempi solo lui è così. Comunque è così riconoscibile che tu senti una nota e dici sì, è lui, è David Gilmour. Quindi perché non migliorare il proprio tocco? Non dico di... Ci sono molti chitarristi che danno molto peso alla tecnica, plettrata veloce, sweep picking, tapping a mille dita. Sì, è bello, per carità, però dopo un po' stufa. Se invece a questa tecnica, che la tecnica deve essere sempre sopraffina, ci mettiamo un tocco molto personale, molto riconoscibile, abbiamo fatto jackpot perché saremo, cioè, fortissimi. Quindi, quando studiate tecnica, studiate anche tocco. Prendete una traccia, una backing track e improvvisate sopra facendo cercando ogni volta di variare le cose, ma pure senza backing track, giusto? Prendete la chitarra e improvvisate. Quindi, se il video vi è piaciuto,
faccio anch'io questa cosa, mi sento troppo in imbarazzo. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e condividetelo. Ciao ragazzi!